Oventic, uno dei cinque caracol zapatisti che dall'agosto 2004 riuniscono gli oltre 30 municipi autonomi creati in Chiapas dall'esercito zapatista di liberazione nazionale. In essi vivono indigeni di 6 etnie parlanti lingue diverse. L'esistenza di questi municipi autonomi è difficile, legata alla tregua tuttora formalmente esistente in base agli accordi di pace del 1995 di San Andrés de los Pobres fra governo messicano ed esercito zapatista di liberazione nazionale, con la mediazione di Monsignor Samuel Ruiz, allora vescovo di San Cristóbal de las Casas, accordi firmati e successivamente disconosciuti dal governo. Gli accordi prevedevano che gli indigeni godessero di una certa autonomia nel governo dei loro territori. Oggi, nei cinque caracol, gli indigeni applicano unilateralmente i contenuti degli accordi, circondati da una massiccia presenza militare che, affiancata da bande paramilitari create e finanziate dal governo, rende difficile la vita delle comunità stesse. Una delle prime preoccupazioni delle autorità civili zapatiste è stata la costituzione del sistema educativo ribelle autonomo di liberazione nazionale, cioè la creazione di un proprio sistema scolastico. Naturalmente i maestri indigeni scarseggiavano e fu necessario creare una scuola secondaria indigena per formare i futuri maestri, scelti dalle comunità stesse fra i bambini e le bambine più promettenti usciti dai 6 anni della scuola primaria. A Oventic, Caracol, dove concentriamo la nostra attenzione, la prima struttura scolastica per la formazione di questi maestri fu costruita con le donazioni dell'organizzazione protestante statunitense Pastori per la Pace, ma presto essa fu insufficiente. L'ampliamento necessario fu assunto dal gruppo Manitese di Lucca, mentre la fondazione Neno Zanchit si fece carico di parte delle spese di gestione della scuola stessa, ove viveva il primo centinaio di studenti venuti dalle loro comunità, lontane talora 1 o 2 giorni di marcia. Cerchiamo adesso di penetrare nel funzionamento e nella filosofia dell'educazione zapatista attraverso un incontro nella scuola primaria Moreno Zanchit, situata appena fuori della zona della Caracol di Oventic. Amos, tu sei il maestro di questa scuola. Sì, io sono il maestro di questa scuola. Vi do quindi il benvenuto e vi porto i saluti del sistema di educazione zapatista e di tutti i collaboratori del sistema scolastico della zona degli Altos, che sono assenti in questi giorni per motivi di lavoro. A me è stato assegnato il compito di essere qui come maestro della scuola primaria Moreno Zanchetta per darvi il benvenuto e per porgervi il nostro saluto più fraterno, ringraziandovi di essere venuti fra noi. Y agradecemos bastante que ustedes estén por acá con nosotros. Amos, vi ringraziamo di essere qui oggi, malgrado siate nelle vacanze della Settimana Santa. Ti ringrazio anche perché ogni volta ricordi che lo spirito di mio figlio Moreno vive qui fra voi. Prima di lasciarti la parola, vorrei però chiederti, perché ti copri il volto? Bueno, perché... Bene, ci chiedete il perché del passamontagna. Il passamontagna per noi è un simbolo. I grandi detentori del potere non si erano mai resi conto che anche noi esistevamo. Dal 1 gennaio 1994 abbiamo iniziato a usare il paliacate, il passamontagna, affinché i popoli del Messico e i popoli del mondo si rendessero conto che esistiamo, che siamo capaci di organizzarci e di costruire ciò che vogliamo costruire. Dietro il passamontagna noi parliamo della democrazia, della libertà. Dietro il passamontagna nascondiamo il vero volto dei popoli che furono i padroni di questa terra e grazie ad esso oggi i nostri avversari sanno che noi possiamo tenere loro testa. Il passamontagna quindi è un simbolo, quello dello zapatismo, che è comparso nel 1994. Che si esconde
e che apareció en 1994. Ustedes saben que la Parliamo lega, ora dell'educazione zapatista. Voi sapete che la lotta e la rivoluzione si fanno a partire dall'educazione. Sapete che l'educazione è importante per lo sviluppo morale, intellettuale, civico, internazionalista, per essere solidali con gli altri popoli del mondo. Internazionalista, essere solidari con gli altri popoli del mondo. Noi sappiamo che voi avete assunto un impegno per sostenere l'educazione dei popoli in resistenza. Parlando dell'educazione dei popoli in resistenza, voglio ricordare che essi lavorano a partire da un programma e da un contesto differenziato, corrispondente alla situazione di ciascuno di essi, alle sue necessità, alla sua cultura. Come popoli indigeni, il nostro problema è quello di non perdere la nostra identità. Per questo cerchiamo di trasmettere attraverso l'educazione il pensiero, la filosofia educativa dei nostri antenati, i Maya. E per questo cerchiamo di costruire una nuova forma di educare, differente da quella attualmente praticata. L'insegnamento zapatista è costruito sull'esperienza dei nostri predecessori, su cosa secondo loro dobbiamo conoscere della storia del nostro popolo e del nostro paese, su come essi vedevano il problema dell'universo, della difesa della biodiversità, sull'ecologia, cioè su tutto l'insieme delle conoscenze necessarie per il ben vivere. L'educazione zapatista nasce dalla popolazione. È la gente che decide cosa vuole dall'educazione, quale ritorno questa deve produrre per le comunità e quindi cosa noi dobbiamo fare. E noi obbediamo. La gente controlla il nostro lavoro e ci dice se corrisponde o no a quanto è stato deciso. Con eso vamos trabajando, ¿no? Entonces nosotros es lo que hacemos en las escuelas. Questa dove ci troviamo è una scuola autonoma dedicata all'educazione primaria. Le nostre scuole autonome sono in funzione da 4 o 5 anni, con circa 4.300 bambini di età diversa che va dal primo al sesto livello. Contiamo su 180 promotori di educazione, uomini e donne, e in 10, 5 uomini e 5 donne, coordiniamo il sistema generale di educazione. Inoltre abbiamo una commissione per l'educazione all'interno del Comitato Clandestino Rivoluzionario Indigeno, al quale trasmettiamo tutte le informazioni loro necessarie, come pure siamo in buonissima relazione con la Giunta del Buon Governo del Caracol, perché questa è l'autorità che veglia sugli interessi e sulle necessità delle varie comunità nei vari campi, nell'organizzazione sociale, nel commercio, nell'educazione. Nel nostro Caracol abbiamo 60 scuole localizzate in 8 municipi autonomi e in 7 municipi istituzionali. C'è stata una crescita del loro numero in questi 2 o 3 anni e stiamo continuando ad aprire scuole autonome perché le comunità si stanno rendendo conto che l'educazione autonoma è diversa da quella ufficiale. In essa non c'è imposizione, non c'è un piano deciso a distanza a tavolino. L'educazione ufficiale cerca di addormentarci per non farci lottare per i nostri diritti, ma nelle scuole autonome non è così. Per non conoscere i nostri diritti. Ma nelle scuole autonome è differente. In esse trattiamo temi importanti quali la conoscenza, la consapevolezza dei motivi per cui lottiamo, il perché al mondo ci sono i ricchi e perché ci sono i poveri e altri problemi come questi. Tutto ciò senza perdere di vista la nostra difesa linguistica e culturale. I nostri anziani ci hanno detto che non ci dobbiamo rinchiudere nell'educazione zapatista, così ci sono bambini di famiglie non zapatiste che studiano nelle nostre scuole, quale che sia il loro orientamento politico. Quando un padre di famiglia dice che vuole mandare figli alle nostre scuole, per noi questo è un loro diritto, quale che sia la loro cultura, la loro religione o il loro colore. Unica condizione è che essi partecipino ai lavori collettivi nella comunità o nella scuola. Quando haya trabajos en la comunidad o en la escuela. Noi pensiamo di essere in grado, con il nostro lavoro, di realizzare un'educazione integrale della persona. I bambini devono comprendere che l'educazione è importante per la vita dell'essere umano, per diventare liberi. I neoliberisti dicono che noi stiamo rifiutando di diventare moderni, ma noi pensiamo che non è così.
che sono in errore. Noi pensiamo che la modernità entrerà fra noi allorché la gente disporrà nelle proprie mani di tutto ciò di cui ha necessità, che questa modernità arriverà quando arriveranno pace, democrazia e giustizia. Il nostro compito di maestri è costruire uomini e donne nuovi perché a loro volta generino altri uomini e donne nuovi. Para que vayan construyendo más seres nuevos, ¿no? Aquí para Bene, ora vediamo alcuni momenti del nostro lavoro. Iniziamo dal basso, dagli strumenti che usiamo per il primo livello, per i bambini di 5-6 anni che vengono alle scuole autonome. Con loro lavoriamo solo con i simboli. Ecco i simboli delle vocali, vediamo la I. Questa, la carota, si chiama Ich. In, invece, è l'armadillo, un animale del monte. E questa, per i bambini più familiarizzati con lo spagnolo, è una iglesia, una chiesa. Noi spieghiamo che questa è una chiesa liberatrice, con una visione non di oppressione. Terminato con le vocali, iniziamo le relazioni con le consonanti per formare le prime sillabe. È una mamma. Perché consideriamo noi che desde il vientre della madre. Iniziamo con me, la madre, che è una male, una mamma. Noi iniziamo a chiamarla me, mamma, già quando essa porta al suo interno l'embrione. Me, mamma, mamma, mamma. Me, me, me. Con sonidos, pues. Me, me, mash, meud, mesha. Mesha. Chi è questo? Che Guevara! Che Guevara, comandante Che Guevara! Ah, compañero! Chi è questo? Emiliano Zapata! Emiliano Zapata! 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 Vive, vive! Vive, vive! E lucha, lucha! Zapata, vive, lucha! Vediamo invece ora questa specie di sistema planetario col quale lavoriamo con i livelli più avanzati, il quarto, il quinto ed il sesto. Qui noi ci rappresentiamo come un sistema solare. Al centro c'è un sole, l'esercito zapatista di liberazione nazionale che ci illumina. Attorno girano le nostre 11 richieste, quelle fatte dall'esercito zapatista il 1 gennaio del 94, che girano attorno come pianeti. A partire da queste 11 richieste ci interroghiamo quali di esse il malgoverno può dare e quali non può soddisfare. Cominciamo dal tetto, cioè dalla casa. Questa il governo talvolta può darla. Voi vedete i grandi camion che passano con i materiali per costruire case e il governo ci dice, vedete, perché lottate? La terra. Il governo può dare un pezzo di terra per ogni famiglia contadina. Il lavoro. Può darsi di sì. Il pane. Il governo può darlo. La salute. Il governo sta costruendo nuovi ospedali, ma la salute non significa solo aspirina, sciroppi o pasticche. Per noi, nel nostro lavoro educativo, è importante anche la salute mentale. Per noi essere sani significa anche avere l'animo pieno di sabiduria, da condividere con gli altri esseri umani, saper essere solidali, fraterni. Ser solidarios, ser fraternos. La peggiore malattia per noi è l'ignoranza. Noi pensiamo che salute mentale significa possedere la capacità di analizzare la propria situazione, quella del proprio popolo, e non solo quella del popolo messicano o dei popoli indigeni, ma quella di tutti i popoli, di qualunque cultura, religione o situazione politica di qualsiasi parte del mondo. Questa è la diversità che esiste fra l'educazione ufficiale e l'educazione autonoma, che sono in conflitto fra loro perché l'educazione ufficiale non ti fa conoscere queste cose. Indipendenza. Sappiamo che il nostro paese è indipendente dal 1821, però di fatto dipendiamo dagli Stati Uniti. Sappiamo che l'indipendenza il governo non può darcela. Guardiamo le quattro cose più lontane dal centro. Democrazia, indipendenza, libertà e giustizia. Queste il governo non ce le dà. Quando queste cose ci saranno, allora ci sarà anche la pace. Vediamo ora una cosa analoga disegnata dai bambini del terzo e del quarto livello. Questa è una chiocciola, cioè un caracol, che si carica di tutte le domande dei nostri popoli.
Questa chiocciola cammina molto piano, è un caracol rivoluzionario che cerca la democrazia, la libertà, la giustizia, la pace in tutto il mondo. Il nostro è un caracol numero 2, quello di Oventic. Infatti ci sono 5 caracoles nel mondo zapatista. La finestra più piccola è l'esercito zapatista di liberazione nazionale. I popoli, le differenti tradizioni, le differenti culture, i differenti sciamani, i differenti modi di pensare, le differenti maniere di educare, i colori dell'arcobaleno, i diversi colori. Sono i colori come l'arcoiris, di molti colori, no? E ora che stiamo qui, non so se quieren conoscere algo d'Italia. Visto che siamo qui oggi, non so se volete approfittare per sapere qualcosa sul nostro paese. Ustedes comunicaron su pensamiento. Il bambino Francisco Xavier chiede nella propria lingua materna che ora è in questo momento in Italia. In questo momento, in Italia, sono le 6 del pomeriggio. Il bambino Martin, del sesto livello, chiede quali aree di conoscenza ci sono nelle primarie in Italia. Chiedeva anche se c'è relazione con quello che stiamo facendo noi qua. Bueno, ya primeramente a la primaria in Italia se apprende a scrivere. Innanzitutto si insegna a leggere e scrivere, si impara a fare disegni, si impara la matematica, come voi state facendo qui, no? E altre cose come voi. Si apprende la matematica come ustedes aquí, no? Tu insegnas in una scuola con Amos, tu insegni in una scuola con poche risorse. Cosa manca per fare un buon insegnamento in questa scuola? Tu chiedi cosa ci manca per un miglior lavoro. Come dicevi tu prima, manchiamo di materiali per migliorarlo. Per esempio un computer per comunicare via internet. E poi sarebbe necessario equipaggiare tutte le 70 scuole primarie autonome con materiale didattico, pennarelli, carte geografiche, un mappamondo per vedere ad esempio che distanza c'è fra il Chiapas e l'Italia, per sapere dove vivono i nostri amici italiani. Qui nella zona degli Altos mancano altre cose. Abbiamo una scuola secondaria che è servita e serve per preparare i promotori per le scuole primarie, ma ora stiamo pensando ad una preparatoria per l'università e poi, chissà, ad una università del popolo fatta dal popolo per il popolo. Per noi è importante l'appoggio morale della società civile degli altri paesi, o come si voglia chiamarla, perché abbiamo anche necessità di avere uno scambio con essa, con altre genti, per conoscere le culture di altri popoli. Infatti la nostra preoccupazione educativa non riguarda solo noi indigeni, che siamo trattati spesso dagli altri come oggetto di studio e non come soggetti capaci di difendere i propri diritti, di effettuare proprie analisi, di riflettere su ciò che siamo e come siamo. Con todo lo que somos y por lo que somos, los hermanos italianos que nos apoyan. Vedete, bambini, i compagni italiani che ci appoggiano ci hanno portato delle penne.